d'accordo, sfogli i magazine online specializzati, uno a caso Motorbox, e ti accorgi che là fuori è tutto un gran fiorire di nuovi modelli pronti a debuttare sul mercato. Ma c'è un problema, quasi tutti sono SUV e quasi tutti sono SUV elettrici o anche soltanto elettrificati. Sta di fatto che se inizialmente questo o quel prodotto suscitano anche la tua curiosità, non appena leggi il prezzo ti viene voglia di chiudere la pagina e ti scappa anche qualche imprecazione. Il tuo budget è quello che è, oltrepassata una certa soglia non ha senso approfondire l'argomento. Più o meno un anno fa vi proponemmo una selezione di 7 modelli sotto i 20.000 euro di spesa. Nel frattempo che cosa è successo? È successo che il prezzo della benzina ha preso l'ascensore, la bolletta della luce è triplicata, pane, burro e formaggio, non ne parliamo. Insomma, in un anno la propensione a buttare soldi nella nuova auto è scesa anch'essa di un'ottava. Ecco perché allo scadere di un 2022 particolarmente impegnativo e alla vigilia di un 2023 che non promette esattamente rose e fiori, anche noi abbassiamo l'asticella e vi proponiamo una selezione di macchinine che, con il prezzo di listino oppure grazie alle promozioni del momento, anche in assenza di incentivi, costano meno di 15.000 euro. Stavolta ne abbiamo individuate 8, una in più, e non tutte sono City Car. Beh, se è la City Car più amata dagli italiani, un motivo c'è e risiede proprio nel suo prezzo, anche se non soltanto in quello. Al momento in cui registriamo, non solo Panda Hybrid, ma anche Panda GPL te la porti a casa con meno di 15.000 cucuz. Di listino, Panda 1269 cavalli Easy Power GPL viene 16.300 euro. Fino al 31 gennaio, e con buone probabilità anche oltre, anche grazie ai nuovi incentivi, in caso di permuta o rottamazione, la cifra scende a 12.400 euro o a 10.900 euro con finanziamento FCA Bank. Anticipo di 1.250 euro, 60 rate mensili da 109 euro. Sempre utilitaria Fiat, ma un po' più fashion, non c'è che da chiedere. Anche 500 Hybrid può essere tua con meno di 15.000 euro e anche in questo caso la formula magica è finanziamento più rottamazione. In edizione 1070 cavalli Mild Hybrid, unica alternativa alla versione elettrica, il cinquino è in promo a 12.300 euro anziché 17.800 euro o a 129 euro al mese per 60 mesi, dietro un anticipo di 2.800 euro. Ed eccola la nostra mosca bianca, l'unica di questo servizio a superare i 4 metri di lunghezza. Sia Dacia Sandero Streetway, carrozzeria berlina, sia la variante pseudo crossover Sandero Stepway, con o senza promozione, costano meno della nostra soglia limite. Li vogliamo spendere tutti o quasi i nostri 15.000 euro? Vada allora per Sandero Stepway 1000 TCE 90 cavalli, allestimento base Essential. Con finanziamento plus valore Dacia 14.700 euro, da spalmare dopo un anticipo di 2.700 euro in 36 comode rate da 180 euro al mese, che se ci pensi bene fanno 6 euro al giorno. Voliamo ora in Corea e interroghiamo la piccolina di casa Hyundai. Per rientrare nel lotto delle nostre candidate, Hyundai i10 ci propone questo. Anziché 16.000 euro come da listino, i10 1067 cavalli allestimento tech a 14.050 euro con rottamazione o permuta o a 13.650 euro in caso di sottoscrizione di finanziamento Super Hyundai Plus da 99 euro al mese per 36 mesi e con anticipo di 6.250 euro, parzializzabile a seconda del valore dell'usato. Meglio affrettarsi, la offerta è valida solo per gli esemplari a stock, conviene informarsi anche dal concessionario.
La stessa lingua di i10 la parla anche Kia Picanto, che con i10 condivide anche il codice genetico, quindi anche lo stesso motore, oltre che lo stesso impegno a venire incontro agli automobilisti risparmiosi e poco pretenziosi. Poco pretenziosi in termini di performance e di spazio di bordo, non certo in termini di stile, qualità e comfort. E sul prezzo Kia Picanto le batte tutte. Con rottamazione Picanto 1000 Urban in promo attualmente a 13.250 euro anziché 14.000 euro. Con finanziamento della casa, scelta Kia Special, la cifra scende addirittura a 11.650 euro, anticipo di 3.900 euro, 35 rate da 129 euro. Non fartela scappare. Quando pensi a una city car che è sul mercato da oltre un decennio e che a quanto pare conosce l'elisir di eterna giovinezza e ancora oggi, specie tra le donne, spopola, pensi a Lancia Y. Gli ingredienti? Stile, simpatia, semplicità, motori parchi e il prezzo. A meno di 15.000 euro c'è anche Y Gold Hybrid, versione ben accessoriata che anziché 19.000 euro, con finanziamento FCA Bank e permuta o rottamazione, in presenza di incentivi ti viene a costare solo 13.000 euro, da distribuire su un anticipo di 2.650 euro e 36 rate mensili da 129 euro. Parla francese, un altro storico pilastro del segmento delle cittadine tutte, minima spesa, massima resa. Nemmeno Twingo è più una giovincella, eppure il suo musetto e il suo motore posteriore a quanto pare piacciono ancora, e come. L'entry level Twingo 1000 SCE 65 cavalli Equilibre costa di listino 15.250 euro, ma con finanziamento e anche in assenza di rottamazione la cifra scende a 14.450 euro o 130 euro al mese dopo anticipo di 4.250 euro. Chiudiamo in bellezza la nostra carrellata con il prodotto che tra le segmento A è niente meno che l'auto del momento. Toyota Aygo Cross parte in teoria da 17.950 euro, ma è generosa e se ti accontenti della versione base Active e se rinunci al cambio automatico, Aygo Cross e il suo 1000 da 72 cavalli con finanziamento e rottamazione ti vengono proposti ufficialmente a 15.450 euro, ma la cifra non considera ancora gli incentivi statali. Con Toyota Easy, dietro un anticipo di 4.180 euro, al momento Aygo Cross rimborsabile in 47 rate da 138 euro al mese. E veniamo alle conclusioni. Come abbiamo potuto constatare, anche in vista del 2023 e anche in tempi di inflazione galoppante, quello di un'auto nuova sotto i 15.000 euro non è un miraggio. Certo, dovrai trovare il modo di farti passare quel prurito al piede destro. Devi momentaneamente seppellire l'idea di un SUV. Devi preoccuparti se parti con i figli e i bagagli al seguito per la settimana bianca. Ma come vedi, peschi bene, non peschi certo tra gli articoli da discount. Vi ho convinto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Lasciate un like al video se lo avete trovato utile nella vostra ricerca. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e continuate a seguirci anche in questo periodo di feste anche sugli altri nostri canali social Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, oltre che naturalmente sul nostro sito internet motorbox.com. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!